lunedì 18 maggio torneremo a celebrare insieme, come popolo, l'Eucarestia. L'accesso alle chiese sarà contingentato. Al di fuori di ogni chiesa troverete il numero massimo di persone che essa potrà accogliere, un'indicazione che dovrà essere rispettata scrupolosamente, al fine di mantenere sempre, all'interno di ogni chiesa, la distanza interpersonale di un metro. In alcune realtà potranno eventualmente essere predisposte delle celebrazioni all'aperto. Nell'entrare in chiesa, così come anche nell'uscire, dovremo procedere con calma, mantenendo sempre tra di noi la distanza di almeno un metro e mezzo. Troveremo dei volontari della parrocchia che ci accoglieranno e ci aiuteranno a sistemarci nei posti preparati. Sarà indispensabile indossare sempre una mascherina, senza la quale non potremo entrare in chiesa. Allo stesso modo, nell'ingresso troveremo a disposizione del gel igienizzante per igienizzare le nostre mani. Bisognerà sempre ricordare che non sarà consentito l'accesso in chiesa nell'evenienza in cui si abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, oppure si presentino sintomi influenzali o di difficoltà respiratorie, oppure si sia venuti in contatto nei giorni precedenti con persone positive a Covid-19. Bisognerà anche fare attenzione, sia nell'ingresso che nell'uscita, a non fermarsi, a non creare gruppetti di persone davanti alla chiesa. Sempre mantenere la distanza interpersonale di un metro e indossare la mascherina. In modo particolare vogliamo porre attenzione al momento dello scambio della pace. Non sarà ancora possibile stringersi la mano, ma continueremo, come già abbiamo imparato a fare, a donarci reciprocamente la pace attraverso un inchino. Il momento più delicato sarà quello della comunione. I sacerdoti, prima di distribuire l'Eucarestia, igienizzeranno le proprie mani, indosseranno dei guanti monouso, igienizzando anch'essi, e indosseranno anche una mascherina. Dovremo disporci in processione, avendo cura di mantenere la distanza interpersonale di un metro e quindi di muoverci all'interno della Chiesa con grande cautela. Per quanto riguarda le offerte, esse non saranno più raccolte tra i banchi al momento dell'offertorio, ma ogni parroco predisporrà dei punti all'interno della chiesa dove ci saranno dei cestini, delle cassette e nelle quali potremo lasciare le nostre offerte. Con la ripresa della celebrazione eucaristica riprendiamo anche gli altri sacramenti, in modo particolare i battesimi e i matrimoni, insieme con essi anche la celebrazione delle esequie che già abbiamo ripreso da qualche giorno. Per tutte queste altre celebrazioni valgono le stesse indicazioni che per la celebrazione dell'Eucarestia.